Ciao ragazzi, prima di iniziare ci tenevo ad anticiparvi che naturalmente questo video è stato registrato prima del grave infortunio che ha colpito Gnabry, che in questo momento non si trova qui ma in ospedale per dei controlli, e Menzo, un altro youtuber a cui auguro davvero di riprendersi il prima possibile. Ma vi spiegherò, anzi vi spiegheremo tutto più nel dettaglio in un video che uscirà domenica sul canale, in cui vi faremo anche vedere l'azione in cui i due si scontrano. E niente, vi chiedo solo il regalo di iscrivervi al canale, siamo a un passo dal milione, massimo supporto ragazzi mi raccomando. Detto questo, buona visione. E bella a tutti ragazzi, siamo i Pirla SV, siamo qui intrufolati al derby degli youtuber, evento organizzato da Federico Marconi che uscirà domenica sul suo canale, tutti a vederlo. Ma oggi siamo qui a fare Inter contro Milan. Quack. Tu sarai il capitano del Milan e tu dell'Inter naturalmente. A turno dovete chiamare uno youtuber del Milan, a vostra scelta, e tu dell'Inter. Okay. Chi farà più gol di rigori vince. Ma sicuramente vinceremo noi, non avete speranze voi dell'Inter, dai. Con tutto l'allenamento che hanno fatto l'anno scorso nei rigori ci credo, eh. Oh! Che avete a battere i rigori voi, dai. Oh, rigore per il Milan. La squadra che farà più gol di rigori vincerà il video, ma soprattutto vincerà nella vita vera. Quindi oggi si scoprirà. Partiamo! Ok ragazzi, ci siamo, partirà il Milan, inizia il capitano Samuel, devi selezionare un giocatore del Milan che avrà la responsabilità di battere il primo rigore. Yes. Allora, un pronostico per Inter-Milan. Vinciamo noi. Ok, ok, l'ha detto ragazzi. Il portiere dell'Inter sarà Menzo, signori, che dovrai parare tutti i loro rigori. Ci proviamo, sono carico, però Samuel ho visto che è già... Guarda... E allora ragazzi, per il Milan comincia Yassi. Il primo dei due tiri che dovrà tirare sarà normale, quindi può tirare come vuole lui. Nel secondo gli metterà una difficoltà. Tanto lo fa ragazzi, Yassi, confido sì, in te. Schifo fa, attenzione. Vai in mezzo. Sì, cominciano con un errore. Adesso c'è un secondo rigore. Però il secondo è tipo difficile. Ti devo dire come lo devi tirare. Lo devi tirare di punta. Attenzione Yassi, di punta. No! Scandaloso che abbiamo mai visto dentro. Hai visto il giro che ha fatto la palla? Bellissimo. Ho notato la parata laser, degno di Handanovic. Mamma mia, abbiamo Handanovic in porta. E allora 1-0 per il Milan. E adesso toccherà Gabri scegliere il primo per l'Inter. Sono il capitano dell'Inter e adesso sceglierò per il nostro rigore. Caro Menzo, oltre a pararli, sai anche tirare i rigori? Sì. Ecco qua il portiere del Milan, sei Magnan o Tatarusan? Magnan, dai Magnan. Magnan bianco. Ecco la sbaglia ragazzi, la sbaglia. Che non è mica Yas. Vai Menzo, prepara la rincorsa, il tiro! È andata abbastanza, beh, fratello! Vai, allora adesso di puntazza! Eccolo qua, il nostro bomberone, Menzo, la punta! Centrale, efficace! Meritatissimo questo vantaggio! Anch'io voglio schierare il nostro portierone, okay. Quindi ora sta il nostro portierone. Let's go! Sarò io il portiere in questo turno, per l'Inter. Grazie mille Pierre, grazie per la vittoria. Il primo normale, partiamo col primo rigore normale. Così che funziona in casa Milan, avete capito ragazzi? È così che funziona. Secondo rigore un po' particolare, rigore di tacco. Ragazzi, questo rigore è decisivo. C'era quasi! Grande, Milan a casa! Milan a casa! Eccoci qua con un altro interist. Togli questo, la maglia dell'Inter dov'è? Non ce l'ho. Come non ce l'hai? La prendo. Ricordiamo lui con Dispa, quello che nella YouTuber Summer Cup ha fatto quei golassi da fuori. Tanta roba. Sono prontissimo per oggi. Prende la rincorsa. Il tiro centrale. È qua da notare, non si è visto, però c'era lo zoccolo duro che aveva consigliato al portiere di buttarsi a sinistra, ma consiglio sbagliato. Adesso devi fare un altro tiro, però più difficile ovviamente, ovvero devi fare il no look di tacco. Ok, quindi all'indietro. Esatto, all'indietro. Si prepara, si gira! Fuori di pochissimo! Io sì, l'ho fatto, ho segnato, sono un grande. Sì. Devi ancora tirare. Io devo ancora tirare? Non glielo dite però. Siamo a 3-2 per l'Inter, quindi Samuel siete un po' in svantaggio. Ma adesso recuperiamo ragazzi, adesso recuperiamo subito, non c'è problema. Attenzione, oh! Special guest! Tatino, ma che ci fai qua? Sono venuto a guffar l'Inter come sempre. E adesso ragazzi, per il Milan scelgo proprio lui, Daniele Brogna. Allora, meno entusiasmo. No, noi siamo entusiasti perché vinceremo questa sfida, tu lo sai, no? Sì, no, lo so. Non lo vedo molto. Vediamo. Primo tiro normale e poi il secondo te lo dirò. Oh!
Fuori clamoroso. Ha sbagliato Baggio, sbaglia Messi, sbaglio anch'io. Infatti ragazzi, sbaglia anche lui, nessun problema. Andiamo col secondo tiro di Rabona. Dai, lo so che ce l'hai sempre avuto Daniele, ce l'hai sempre avuto. Oh, anche questo secondo tiro, ragazzi, è stato fallito purtroppo. Allora ancora 3-2 Inter e qua abbiamo l'occasione di portarci avanti di due lunghezze, anzi di tre, un po' come qui sotto. Adesso ragazzi sta Gnabry, che dici di essere un fenomeno, il migliore. Kaku non ne sbagliava uno, per questo ha preso la sua maglia. Ma infatti Gnabry ne sbagliava due. Primo tiro. Però adesso voglio vedere se sei capace di fare il secondo di Rabona. Di Rabona? Di Rabona. Ah, okay, okay. Di Rabona. Vediamo se sarà capace di metterla dentro. Di Rabona! Ammettetelo che è solo fortuna. Cioè, come fa a metterlo di Rabona all'incrocio? Cioè, all'incrocio. Stai zitto, siamo 5-2, siete delle pippe. Allora, Luca, tu dovrai essere il più forte dell'Inter. Dovrai tirare due rigori. Due, il primo due, normale, e il secondo ti diciamo noi in che modo. Ah! Dal pugno al portiere, sportività. Dove la metti? Diccelo in anteprima. Basta, a destra. Ok. Luca Mastrangelo contro Magnan Bianco. L'ha detto ed è stato di parola. Secondo rigore dovrà essere tirato in no look. Quindi tu tiri senza guardare. Senza rincorsa. Così senza rincorsa. Così, okay. Sono sicuro, come Beppe Signori. No, no look alla Beppe Signori, sono allora. Sono sicuro di prendere la palla. Attenzione Luca. Ok. Gli occhi chiusi. Hai tirato peggio di Federico al derby. L'ha tirato come il mio rigore al derby di Roma. Okay. Pessimo. Abbiamo un rigorista importante, lui è lo special guest, Harry Lazza. Ragazzi, bisogna recuperare qua, bisogna recuperare. Ci siamo. Oh no! C'è la scusante, ha tirato a freddo, non si è ancora riscaldato. Quindi secondo tiro per Harry, tiro d'esterno. Ok, devi tirare d'esterno. Ma so che le tue capacità balistiche sono alte, quindi ce la farai. Via! Mamma mia! No, no, ragazzi, tiro stupendo. Devo ammettere che ha fatto una gran parata. Ha fatto una gran... Andando bene questo portiere comunque, eh. Adesso passiamo agli interisti. A quelli che vinceranno. No, 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 no. Adesso tocca a te tirare, quello è il portiere. Stai attento perché è tipo Magnan Bianco. Ok. Come puoi vedere. Va bene. Okay. Sotto al 7. E allora, sta per tirare Dab. No, ma che cazzo dico, scusami. Che figura di merda. Con la maglia di Zanetti, il capitano. Mamma mia. Primo rigore tirato. Allora, il secondo con una difficoltà di tirare d'esterno. Harry Lazza l'ha sbagliato e ora sta a te. Facciamo vedere a questi milanisti come si fa. Il portiere è pronto. Speriamo non la prenda. E mamma mia, che rigorista che abbiamo qui. Alla Quaresma, ragazzi. Ok, ragazzi, adesso per il Milan abbiamo un giocatore veramente, veramente... scarso, forte. Decidete voi nei commenti. Tiro io, sono io rigorista. Ok, quindi sarai capace di pararmela? No. No, sì, sì, sì. È partito Samuel. Quanto ai passi. Col pollo. Mangio un po' di tonno. Parata incredibile. Bravo lui, bravo lui, bravo lui. Adesso la difficoltà te la dico io, rigore di rovesciata. Dal dischetto rovesciata. Ci provo ragazzi, non vi assicuro niente, però ci provo. Allora Samuel di rovesciata. Più forte di rovesciata lo sapete, è Pierino. Vediamo cosa combinerà Samuel. Vai, dillo, sono un perdente, vai. Sono un vincente. No! Ragazzi, ha tirato Samuel con la rovesciata. Gli farò vedere io come si fa. Tocca a me. Prima rigore normale e poi di rovesciata. Il punteggio ormai, come potete vedere, è a favore nostro. Ma vogliamo proprio umiliarli sti milanisti. Sì, ragazzi, li sbaglio tutti e due. Mi rasa zero un'altra volta. Sei pronto? Devi buttare, eh? Tiro della vita. Basta così, ragazzi. Basta così. C'è gente come Harry Lazza da inquadrare, che sbaglia tirando, impegnandosi, e poi io col cucchiaio che lo faccio. Complimenti Pier. Grazie, grazie. Ora ragazzi mi impegnerò però di rovesciata. Oh, attenzione, sta per andare Pier in rovesciata. E niente. Oh, mamma mia. È segnata anche questa, ragazzi. Era parabile Samuel. No. 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 Pierino è il più forte youtuber a fare la rovesciata su YouTube Italia o non lo è?
commentate qui sotto. Bene ragazzi, abbiamo vinto noi la rigori challenge. Tu non l'hai tirato, è per questo che abbiamo vinto ragazzi. Abbiamo vinto, speriamo di vincere derby dei youtuber. Lo vedrete domenica sul canale di Federico Marconi. Ragazzi, io e Gnabry saremo i due bomber dell'Inter. Vi facciamo solo questo spoiler. Ringraziamo Dav per non aver tirato, se no ragazzi, avremmo perso. Ragazzi, forza Inter. Commentate qui sotto chi vincerà tra Inter e Milan, il vostro pronostico. E chi ci prende li metteremo al cuoricino. Detto questo, bene ragazzi.